Salve a tutti i web spettatori della Fornace TV. Questi 3 giorni passati, dal 10 al 12 febbraio, ci hanno visto impegnati in un vero e proprio tour de force, realizzando, anche in brevissimi tempi, ben 4 dirette speciali per tenervi aggiornati sul maltempo, o meglio, sulle abbondanti nevicate, che hanno colpito Alenone e tutto l'Orvietano. Ci siamo improvvisati reporter giornalisti, lo ammetto. Ma come sempre ci abbiamo messo il massimo della nostra professionalità amatoriale. Per queste dirette abbiamo realizzato anche alcuni servizi che vi riproponiamo adesso a breve, a tenerne in memoria di quanto successo. I servizi che abbiamo trasmesso questa volta invece per questa occasione verranno migliorati, quindi avranno l'aggiunta della grafica e del sonoro, cosa che invece non era successo durante le dirette che erano state commentate da me. In particolar modo, invece, il servizio sulla protezione civile invece è stato notevolmente ampliato e migliorato e servirà inoltre da collante tra il servizio della prima diretta del 10 e la prima dell'11 febbraio. Inoltre, in questo servizio, cioè quello della protezione civile, troverete le esclusive immagini che nessun media ha trasmesso, anche perché eravamo solo noi presenti in quel momento, le esclusive immagini della vera e propria bufera di neve che ha colpito Figulle nel pomeriggio di venerdì. Adesso quindi, bando alle ciance, vediamo questa marcord dei servizi andati in onda durante le dirette.
We'll be right back.
not frightened of dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you've got to lose some kind. Oh,
parole ringraziando la Procip dell'Orvietano e tutti coloro che sono stati immortalati dalle nostre telecamere. Infine, non per importanza, i carabinieri di Alerona che ci hanno permesso di poter girare l'ultimo servizio essendo la strada chiusa al traffico. A voi tutti, dagli studi dell'Istituto Cinematografico La Fornace e da me, Ono Bandana, arrivederci e buon proseguimento con i programmi della Fornace TV.